fa una pop star internazionale come te a far durare un amore così a lungo? Che cosa ci hai messo dentro? Lei ci ha raccontato la sua versione. Allora, bisogna sempre capire, sapere che se ami una persona e ti senti amato, comunque devi cedere qualcosa. È un gioco di, come dire, di compromessi, perché non puoi pensare che tutto esattamente sia come vorresti. Non sarebbe neanche forse, alla fine poi non ti piacerebbe neanche una cosa così. Quindi devo dire che io ho avuto la fortuna di incontrare Gabriella, che all'inizio, prima guardavo una cosa del battito, no? Che mi ricordo ho preso subito qualcosa, non esagero, almeno 11 kg dopo qualche mese che stavamo insieme, perché lei mi curava a paste asciutte, io ero magrissimo. Come ce lo ricordiamo? Sì. E poi è merito suo. Merito suo, perché sì, ho dovuto, lei cucina benissimo, e ho dovuto cambiare tutto il guardaroba in 3-4 mesi, perché lei proprio... lei mi ha messo davanti a uno specchio, perché lei ha una grande forza, perché lei è così, come non ha filtri, è una persona estremamente limpida, chiara, solare. E io delle volte, senza che lei mi abbia mai detto come si fa, perché non c'è un segreto, però ho capito attraverso lei che alle cose devi arrivarci diretto, non fare scorciatoie, mille giri, no? In realtà poi la semplicità, le cose dirette sono le cose che poi gli altri capiscono, e poi sono anche le cose più semplici per te. È inutile complicarsi la vita in circuiti assurdi. C'è una testimone oculare del vostro rapporto che ha ascoltato finora quello che stavi dicendo e che... Scherzo, ti manda a dire queste cose. Ah, ok. Stai tranquillo. Ciao Raffaele, ciao Francesca, sono passati tanti anni e con Raffaele ci siamo conosciuti tanti anni fa, Raffaele, mamma mia, erano proprio i primissimi anni 80, erano gli anni della nascita di Self Control, mi ricordo benissimo quando la stavate scrivendo, eravamo dei ragazzi, proprio ragazzini, e tra questi c'era anche una ragazza molto 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 bella che faceva la ballerina e che aveva perso la testa per Raffaele. Gabriella era veramente presissima da Raffaele, e però ancora doveva nascere un po' questa storia, quindi io, insomma, ho fatto un gran tifo fin dall'inizio, perché mi sembravano così belli. Beh, eravamo tanto belli, eravamo giovani belli, erano quei famosi anni 80. Che cosa è restato di questi anni 80? Pensa che, ti racconto un episodio, che qualche tempo fa mia figlia Maria con tutte le sue amiche erano lì tutte che cantavano "Cosa resterà di questi anni 80? Pensa, loro sentono le tue canzoni, le nostre canzoni, le canzoni di quegli anni lì. E sentire Maria che cantava la tua canzone, Raffaele, è stata un'emozione grande. Poi si dice sempre bisogna vedersi, bisogna vedersi, bisogna vedersi, non ci si vede mai. Quindi colgo l'occasione per dire, vabbè, allora adesso quando è fatta questa trasmissione ci telefoniamo e ci mettiamo d'accordo. Si fa una bella cena anche con Francesca. Un bacio a tutti voi, vi voglio bene. Che carina. Dai, i nostri Pierici, grazie. Ha detto tutte cose vere. Eh? Ha detto tutte cose verissime. Sì, sì, più o meno, perché nel senso che a distanza di anni anche, insomma, non è che proprio ti... Perché io in realtà l'ho conosciuta anche prima di Gabriella, perché in quel di Firenze, proprio, perché lei è vero. Sì, sì. Poi ci siamo ritrovati a Roma, perché anche lei si era trasferita a Roma, però è una grande amica, carinissima, veramente, le voglio tanto bene. E anche io, è una grande amica, è vero, hai ragione. Però ha detto una cosa essenziale, cioè che una certa musica rimane. È vero che oggi l'industria musicale è cambiata tantissimo, il modo di fare musica è cambiato moltissimo, ma certe canzoni rimangono e avremo modo di cantarle tutte insieme l'8 novembre. Dove?
a Milano, a Sago Milano, cioè, abbiamo deciso io con Friends and Partners, con tutti quelli che insomma in qualche modo collaborano alle cose mie, di fare questo concerto evento con ospiti, amici, eccetera. Quindi sarà una sorta, sì, si parte da Self Control, ma poi si va avanti per questi 40 anni. Le vogliamo tutte, eh? Non puoi fare best of, le vogliamo tutte. Raffaella, l'altra volta Gabriella ci ha raccontato che purtroppo vi è capitato più volte di essere derubati a casa. Di essere? Derubati, vi sono sparite delle robe a casa. Beh, in realtà sono anche colpa dei traslochi, non è che... Ma cioè, magari le avete perse, sì, ma non si possono perdere però dei vinili. È la cosa che più mi fa male, perché proprio dei vinili al quale ero legato, molte volte sono spariti, ma... Vediamo che cosa siamo riusciti a fare. Apriamo la ruota. Questo lo volevi? Beh, ti mancava? Sì. Questo ce n'ho solo una copia. Quindi ce l'aveva già. Però ce n'ho solo una copia, peraltro non è così. Non è così molto perfetta. Ecco, allora va bene, questo è uno, vabbè. Guardate questo com'è bello. Questo lo volevi? Questo lo volevo perché mi è rimasta solo la copertina. Mi è sparito. Meno male, vai. Controlliamo, c'è. Questo lo volevi? Sì. Anche sì, questo non ce l'avevi più? Anche questo sì, non ce l'ho più. Non è finita, eh? Secondo me però questo lo apprezzerai di più. Beh. Di cosa stiamo parlando? Sì, questo è il singolo London Town. London Town, mi ricordo il video che abbiamo girato anche a Londra. Il singolo che subito dopo, se non ricordo male, subito dopo Self Control. Quindi, tra l'altro, foto di Guido Arari, grande Guido Arari. Questo è un pezzo unico, ce l'abbiamo solo noi e Raff. Grazie di essere stato con noi. Grazie mille.